Signor Cristo, buongiorno. Oggi è giovedì 11 agosto, la Chiesa celebra la memoria di Santa Chiara d'Assisi. Questa è la Vergine saggia, una delle Vergini prudenti, che andò incontro a Cristo con la lampada accesa. Come sei bella, o Vergine di Cristo, degna di ricevere la corona del Signore, la corona della verginità eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, che nella tua misericordia hai ispirato a Santa Chiara l'amore per la povertà evangelica, per sua intercessione concedi a noi di seguire Cristo in povertà di spirito, per contemplarti un giorno nel Regno dei Cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli, che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule e di giorno, davanti ai loro occhi, preparati a emigrare. Davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Davanti ai loro occhi preparo di giorno il tuo bagaglio, come fosse il bagaglio di un esule. Davanti a loro uscirai però al tramonto, come partono gli esiliati. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti. Io feci come mi era stato comandato. Preparai di giorno il mio bagaglio, come quello di un esule, e sul tramonto feci un foro nel muro con le mani. Uscii nell'oscurità e sotto i loro occhi mi misi il bagaglio sulle spalle. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, non ti ha chiesto la casa di Israele, quella genia di ribelli, che cosa stai facendo? Rispondi loro. Così dice il Signore, questo messaggio è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa di Israele che vi abita. Tu dirai, io sono un simbolo per voi, quello che ho fatto io sarà fatto a loro, saranno deportati e andranno in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle, nell'oscurità, e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire. Si coprirà il viso per non vedere con gli occhi il paese. Parola di Dio. Proclameremo le tue opere, Signore. Si ribellarono a Dio l'Altissimo e non osservarono i suoi insegnamenti. Deviarono e tradirono come i loro padri. Fallirono come un arco allentato. Lo provocarono con le loro sacre alture. E con i loro idoli lo resero geloso. Dio udì e si infiammò e respinse duramente Israele. Ridusse in schiavitù la sua forza, il suo splendore in potere del nemico. Diede il suo popolo in preda alla spada e si infiammò contro la sua eredità. Alleluia, alleluia. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse, Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte. E Gesù gli rispose, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando
quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. Parola del Signore. Rinvigoriti dalla partecipazione ai santi doni, ti preghiamo, Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Chiara portiamo nel nostro corpo la passione di Cristo Gesù per aderire a te, unico e sommo bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi per l'intercessione di Santa Chiara d'Assisi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Una santa giornata nel Signore. Pace e bene.